Salve amici, coronavirus vi ha segregato tutti in casa, lo so, vi ha sepolti vivi, vabbè. No. Comunque questa cosa non la capisco, ieri sera uscì, no? Uscì e locali tutti chiusi, bar tutti chiusi, soltanto due yogurterie, cremerie aperte. Chiesi al gelataio, no? Potrebbe dare un bacio al cioccolato e dia da parte mia a sua moglie un bacio alla crema. Poi. Ma è vero, le cremerie sono aperte, non ho capito perché. Ecco, mi state un po' troppo allarmando, terrorizzando per questo coronavirus. Meglio stare in casa. Sì. Mi state ammalando da tempo, da tempi immemorabili. Adesso partiamo con una battuta subito. Sto diventando sempre più cane, no? Sempre più Reeves, Keanu Reeves. Vi ricordate la battuta, no? Chi la dice? Uno dei protagonisti di Un mercoledì da leoni. Oggi è mercoledì, infatti. Non fa ridere? Invece fa ridere. Cosa dice? Adesso arriva un bel personaggio, Johnny Utah, avvocato, forse avvocato del diavolo, fra qualche anno interpreterà Devil's Advocate con Al Pacino. Johnny Utah, avvocato? No, dice centromediano di merda, avvocato? Ex giocatore di football? Non si sa come sia arrivato all'FBI. Qualcosa del genere, no? A un certo punto, da dietro le spalle, spunta Keanu Reeves, Johnny Utah. E tu chi sei? Lei chi è? Merda, centromediano di merda. Io giocai a calcio fino all'età di 18 anni, sebbene sul mio conto vengono sparse tante creme, no, ma no. Quelle sono io che... Sono un uomo cremoso. Tante balle. Sì, io fui esperto del gioco delle palle, che se poi scoppiano, ecco. Fino all'età di 18 anni giocai a calcio. Sì, partii dai pulcini, poi gli allievi, quindi gli juniores. Non ci credete? Fui difensore, attaccante, ala fluidificante, centravanti di sfondamento e... Per un anno, abbondante, anche il centro mediano. Di merda. Come no? Questo chi è? L'allenatore Alleri, forse. Questo sono io. Merda, centromediano di merda. Di mio, adesso, l'altro giorno fu la festa delle donne. È una festa che io non capisco. Perché bisogna festeggiare le donne? Significa degradarle. Cioè, se le donne sono uguali agli uomini, uguali, né superiori né inferiori, ecco. Scusi, non volevano la par condicio. Ecco. Allora, perché festeggiarle? Sarebbe come festeggiare gli uomini. Cioè, allora, siamo ancora dentro una società maschilista. A proposito, oggi è uscita per The Roma View Cinema la mia recensione di Homeboy con Mickey Rourke. Mickey Rourke. Siamo ancora fermi agli anni Ottanta, quando spopolavano questi film, anzi siamo peggiorati, questi film idonisti, questi film apparentemente femministi, invece profondamente maschilisti, film retti da colonne sonore firmate Joe Cocker, si capisce? Quasi dice Big Coke, quindi Cocker. Che è un maggiorativo di coke. Lei si fa di coke o beve
La Coca-Cola mi fa digerire con tante bollicine. Dico, voi volete prendere per il culo me? Testa di cazzo, appunto, testa di cazzo. Allora siete più cocker di quello che pensavo, eh? E adesso uno dei miei grandi sogni è girare in piena notte, soprattutto adesso, con i locali tutti chiusi, insieme a un mio amico e divertirci a fare i Blues Brothers della situazione. Presto realizzerò un cortometraggio con un mio amico e siamo sulla buona strada. Vedrete, vedrete, ne vedrete delle belle? No, 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 no. Per niente. Ok? Spogliarello, spogliarello. Tutti questi maschi arrapati. Una società porcellesca, sì. Sì. Le donne, è inutile che... Visto? Il clown. Dica di essere una donna che pensa... Pensa solo a quello? No, 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 no. Ai vasi di terracotta? Alla porcellana? Lei è una bella porcellina, sa? Come no? E come no, so che se io le mostro, dico sì, le mostro, Mickey Rourke, di 9 settimane e mezzo, qualcosa diciamo, ecco, comincia, eh? Secondo me sì. Adesso voglio farvi tutte le imitazioni di personaggi fantozziani, no? Delle donne, un po' come la signorina Silvani, che l'8 marzo si recarono in questi locali di spogliare i maschini per balli strappamutande. Profonda presa per il culo. Leave your burden. You can leave your head on. You can leave your head on. Un po' Totò e Mocò quando entro nel locale così, avete visto, no? No, fa così. Qui c'è physique, physique du rôle. You can be. Basta adesso, eh. Basta. Facciamo i seri, dai. Facciamo i seri. Ok.
A prescindere dal coronavirus, credo che siamo arrivati al punto di rottura più malato, ecco, point break, della società. Siamo sprofondati nel porcile. Ecco, mio amico Fabrizio Coccio, comunque trovate Fabrizio, ormai perdonami Fabrizio, trovate il tuo cognome, tanto si vede nello screenshot, ti metto nella descrizione. Non dovevo, per questione di privacy, ormai è andata, è fatta. Mi è venuto spontaneo. Ecco, tratto dalla bacheca di un mio amico, questo screenshot. Sì, ecco, credo che si possano ampiamente condividere le sue parole, no? Non vorrei che con la scusa del coronavirus si stia spostando, tanto voi siete spostati proprio dalla nascita, l'attenzione pubblica su qualcosa di irrisorio. Però sti capelli, oh. Mi paiono, infatti, esagerati provvedimenti intrapresi dal governo. Piuttosto, a dire la verità, demenziali. Torniamo al grande The Blues Brothers, John Mendes. Sì, è una situazione da cinema di Mel Brooks. Cioè, chiudono tutti i locali alle 6, però già ieri lo dissi l'altro giorno, però fino alle 6 no. E prima questo coronavirus non si può prendere, no. No, perché fino alle 6 il coronavirus è il coronavirus che sta in quarantena. Poi, ecco, si risveglia. Come i fantasmi di Fog di John Carpenter, vede cosa? La nebbia, The Fog? Non si vede niente, non c'è un solo locale aperto, è tutto chiuso. Che devo vedere? Prima si vedevano almeno queste insegne luminose, ecco. Allora, detto ciò, sì, devo dare ragione a Federico Frusciante in merito all'edonismo andante di questa società finita totalmente a puttane, ce lo vogliamo dire a troie. Lui però sostiene che Mission di Roland Joffé con De Niro Jeremy Irons sia un troiaio. Proprio così dice, ma ne dubito alquanto. È un film profondamente spirituale, incentrato sulla conversione di un uomo, Mendoza, cacciatore di schiavi, ex, che ammazza suo fratello per gelosia. Ma si redimerà? Eh sì, molte persone, fra l'altro, attaccano gli altri soltanto perché il loro miglior amico va con la loro ex. Ma scusi, se quella dell'amico, che l'ex non so di chi, vuole essere la schiava di questo predator, lasci che lui la depredi, no? Se tu oramai più non la prendi, no, mica è colpa sua. Vediamo queste lotte fra tricide, fratici più che altro. Suo fratello per gelosie, ma si redimerà perdonandosi grazie al padre gesuita, interpretato magnificamente da Irons. Che tanto arriva la notifica. Che fatica di Sisifo. Notifica di Sisifo. Robert De Niro che, ecco, la notifica, che scala la montagna. Scusate, Robert De Niro che scala la montagna e poi riprecipita. Scala la montagna e riprecipita. E poi sale e salirò e salirò. E Sisi canta con Daniele Silvestri, lo sapevate? Non c'è quella scena in Mission, no? No? Il film eccede spesso nella retorica e la colonna sonora di Ennio Morricone, per quanto meravigliosa, diventa anche un po' pomposa. Detto ciò, la Palma d'Oro ci sta tutta e non voglio sentire ragioni. Anche perché un film così ce lo sogniamo. Oggi come oggi, di questi tempi, come si vuol dire, buie, buie. Chiusi, tutto chiuso. Qui si respira epica prodigiosamente illuminata da Chris Mengus. E lui? Non Chris Martin, che quello dei Coldplay, che quello. Una ne lascia e una ne prende. Quella apre e chiude, è tutto a suo piacimento. Invece qui è così, eh? La società sta collassando. Non sono moralista come Stanley Kubrick, dai. Ma il troppo stroppie. Rende storpi, eh sì. Qui spopolano profili di insospettabili ragazze. Effettivamente studentesse universitarie che ti contattano privatamente. Al che inizialmente si instaurano conversazioni piacevoli, ecco, spesso anche altamente culturali. Qual è il tuo film preferito con Keanu Reeves, Piccolo Buddha di Bertolucci? Invece, cosa ne pensi?
di John Wick. E lei risponde: ma all'improvviso ti mandano il link del loro club privato. Privé. Sì, ti sparano. Il link del loro sito personale. Ormai tutti e tutte hanno il proprio sito, anch'io. Ma il mio è un sito naif, www.stefanofalotico.com. Sito naif di altri tempi, ecco. Basta però, eh. Non è un grosso problema, il problema sorge quando ti dicono: lo vedi questo bottone? Lo vedi questo bottone? Adesso faccio come Nanni Moretti. Spingici sopra, perché ti si aprirà la finestra con la mia mail PayPal. Pay, dai, dai, Paul, pay. Mandami 50 euro e potrai vedermi nuda. Roba da matti. E io dovrei versare 50 euro per vedere 10 foto di nudo di una pinco pallina? Dico, ecco. Smuovere un po' le palline. Peraltro, miei palline, se proprio vogliamo lasciarci andare, se proprio voglio lasciarmi andare, guardo un po', mi scusi, eppure maschi frustratissimi. Sì, sono anche sono masochistici questi qui. Quindi frustratissimi. Basta però, che cazzo. Dopo giornate di durissimo lavoro in cui non hanno fatto un cazzo, sfogliando il giornale con tante gambe a cavallette, leggendo di uomini mutande che prendono a calcio una palla, dopo aver messo i loro bambini a scuola, ecco che si collegano al sito mostruosamente proibito, sogni mostruosamente proibiti, e sputtanano tutti i loro stipendio, regalando cifre pazzesche a queste mentecatte per vedere due culi, rallegrando a notte inoltrata, misteriosa e libera da sguardi indiscreti. Quando cala la notte, e adesso soprattutto. Sì, se non la finisce questo qui di mandarmi le notifiche, però mi sta rovinando tutta la registrazione. E allora, mi è mai capitato, fra l'altro, qua, ecco, ci sono questi che ti contattano, quelli che tu non rispondi perché sei impegnato e continuano a bombardarti i messaggi. Se non rispondo, ci sarà un motivo? Ecco. Da sguardi indiscreti, le loro esistenze quotidianamente mortificanti. Intervengo io. Lei spende queste cifre. Per svelare tali Patreon del cazzo, non potrebbe scaricarsi un porno? Impazzano i siti pure gratuiti. Sì, ma i porno che circolano sono pieni di attrici pornatrici famose, invece sono perverso. Desidero vedere quella, sì. Mi fa sesso sapere che dietro quel viso angelico da brava ragazza si nasconde una maiala. Così, eh? Continuiamo così, complimenti. Continuiamo così, facciamoci del male. Meglio mangiare la Sacher Torte. Di mio posso affermare con estremo orgoglio e senza vergogna che nella copertina del mio nuovo libro campeggerà nuovamente una modella molto fascinosa, con la quale concordammo la liberatoria affinché mi concedesse l'immagine che presto risalterà nella mia cover. Lei posò per me, immortalata, una sua amica fotografa assolutamente professionale. Dunque il pagamento che le versai, peraltro niente affatto esoso, ma per niente dispendioso, fu lecitamente stabilito a fini artistici. Lei è stata prima il mio libro, è molto soddisfatta, in maniera consenziente mi concesse l'immagine a uso non commerciale, bensì da utilizzare solo a scopo promozionale della mia opera, legata ai miei diritti d'autore, da non diffondere in altri modi, da nessuna parte. Se poi invece, una volta che il libro sarà disponibile, salverete la sua immagine, la diffonderete altrove, dovrete pagare la penale. Quante pene. Ve la vedete voi, eh? Ecco. Insomma, la mia prosa è fantastica. Lei è una donna super attraente. Ma se vi azzarderete a rubare, a ritagliare la sua immagine per spargerla sul web in maniera prosaica, saranno cazzi vostri, amari. E poi, quando vi arriverà a casa la lettera di risarcimento per aver trafugato tale materiale intoccabile, sopra il VC, non credo che continuerete a farvi delle seghe. Anziché sciogliervi pagando studentesse con i link segabili, no, slegabili, sleghe, sì, ecco. Sì. Da attivare dietro remunerativa attivazione, evacuerete sciolte. Sì. Dette anche diarrea dovuta al cosiddetto farvela sotto, perché non avrete i soldi per pagarla. Anche perché i pochi soldi rimastivi, sì, li sputtanaste per pagare donne visibili, invisibili. E poi se non pagate più il mese dopo, non si vede più niente, tutto chiuso. Che non vi diedero niente se non mezz'ora di menate. È vero, siete veramente penosi. Poi abbiamo anche quelli di contraltare, diciamo così vuol dire. Gente che guadagna cifre pazzesche da prima comprando follower e poi non solo ricoprono le spese, ma si di guadagni super,
mille volte superiori, superano il debito anteriore, posteriore, sì, mostrano in queste foto tutti posteriori, no? Puro capitalismo, cazzo, un po' impuro comunque. Ah, ora capisco, quella ragazza sopra menzionativi, non è una puttana sotto mentite spoglio, no? Insomma, se la paghi si mostra tutta spogliata. È una laureanda? Stiamo scherzando? Sta prendendo la laurea? La femmina dunque, no, quella va bene. Scordavo in economia e commercio? Sa come vendere la sua merce? Sì, abbiamo toccato il fondo, siete quasi tutti toccati. Dovete redimervi e curarvi prima che il virus delle vostre porcate idiozie corroda definitivamente ogni vostra residua difesa immunitaria. Acclarato ciò, Frusciante ha ragione su molti fi, ma su Mission. Di Mission non capì un cazzo. Masterpiece, masterpiece. Ora, non per essere parassiti o per celebrare troppo Parasite, per essere passatisti. Il cinema di una volta era davvero più bello, più figo. E non voglio sentire ragioni. E non parlo di 9 settimane e mezzo di Adrian Lyne, bensì di Mission. Che colonna sonora meravigliosa. E strepitosa. Scusate. Comunque non voglio farvi ascoltare Mission, bensì. Scopa da New York, Escape from New York. Firmata dal suo stesso regista, John Carpenter. Main theme, 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 solito annuncio. Allo. Appunto, questi vogliono vendere solo le merci. È una società da merceria. Call me Snake. Col Joker.